Banca del Cilento. Crediamo nella nostra terra. Infante Calzature, indossa la qualità. Ci siamo persi due gol del Bayern Monaco, 7-1. Giusto per aggiornarvi. Invece è finita senza né vinti e né vincitori la sfida di Benevento, quella tra Benevento e Salernitana, match clou del girone C di Lega Pro. Prima di andare a vedere le immagini, leggiamo i risultati, Milena. Casertana Barletta 2-1, Juve Stabia Lecce 1-1, Benevento Salernitana 0-0, Catanzaro Ischia 2-1, Martina Franca Versa 3-1. Paganese Melfi 2-2, Foggia Savoia 1-0, Messina Lamezia 1-0, Matera Cosenza 2-3, Regina Lupa Roma 1-1. La classifica? Benevento Salernitana con 19 punti, Casertana Catanzaro 17, Juve Stabia Lupa Roma 16 punti, Vigor Lamezia Lecce e Matera 15 punti, Foggia 13, Messina 11, Barletta 8 punti, Ischia, Savoia, Cosenza e Melfi 7 punti, Paganese e Martina Franca 6 punti, Regina 5 punti, Aversa Normanna 4 punti. Vincenzo, tu hai giocato in diverse di queste piazze, io ricordo adesso a memoria la Juve Stabia, la Versa, giusto? La Cavese adesso non c'è. È un girone anche questo, insomma, molto bello, difficile, molto bello. Bello, difficile. Secondo me è un girone diviso da 6 o 7 squadre veramente forti e importanti di categoria superiore e le altre che se la giocano per non retrocedere. E la Salernitana la più forte? Sicuramente Salernitana, Benevento e Lecce, per quanto mi riguarda, sono le squadre che fanno come rosa, come uomini, come fanno un campionato a parte, secondo il mio parere. Poi ci sono squadre come Casertana, Catanzaro, Juve Stabia, che sono squadre veramente forti per la categoria, ma Salernitana, Lecce e Benevento per me sono come rosa e come proprio per gli uomini che ci hanno, la squadra secondo me veramente forti. Anche come piazza, tra l'altro la Salernitana avrà un test molto indicativo già venerdì sera, il secondo consecutivo in casa alla Rechi contro il Lecce. Vediamo allora subito com'è andata alla Santa Colomba tra Benevento e Salernitana. Numeri decisamente da categoria superiore, quelli che hanno caratterizzato la sfida al vertice del terzo girone di Liga Pro. Oltre 6.000 gli spettatori presenti sugli spalti del Vigorito, ben 34 i fotografi accreditati per un match importante che però, almeno nei 45 minuti, non ha regalato emozioni pari alle attese. Concentrate a presidiare gli spazi, le squadre concedono infatti davvero poco o nulla all'avversario, situazione che per metà gara determina solo un paio di tentativi su calcio di punizione della Salernitana ed un calcio di rigore inutilmente richiesto a gran voce dal Benevento per un probabile fallo di Pestrin su Eusepi. Decisamente diversa, la ripresa si apre con uno spunto sottoporta dello scatenato Marotta, un guizzo però giudicato irregolare dall'arbitro e dai successivi tentativi di Negro, con Pane che controlla il pallone in due tempi, e del giallorosso Melara con una conclusione che taglia tutta l'area avversaria, sempre dal piede di Melara minuto 23, ha poi origine l'azione più pericolosa creata dal Benevento, ma il colpo di testa da distanza ravvicinata di Scognamiglio non inquadra lo specchio della porta. Finale con i padroni di casa che provano a vincere, inserito Mazzeo al posto di Eusepi, i sanniti si ritrovano anche con un uomo in più quando l'arbitro espelle Colombo per doppia ammonizione, vantaggio che produce solo il forcing dei padroni di casa, comunque controllato senza eccessivi affanni dalla Salernitana, che riesce a mantenere inviolata la porta di Gori. Sono i Granata i favoriti? Per me sì, in assoluto, non ci sono dubbi, per me vincerà la Salernitana, per tanti aspetti che possono essere anche di carattere politico in senso relativo alla federazione, perché non dimentichiamo che Lotito è un elemento preponderante. Simpatia in federazione. Lotito potrebbe prendere al 100% le quote societarie della Salernitana, visto che mezza Roma potrebbe cedere il suo 20%, notizia proprio di questa mattina, insomma. E lasciare magari la Lazio, visto che i tifosi della Lazio, insomma, ultimamente non è che chiamino molto il presidente Lotito.
Annuisci, Ernesto? Sì, ma non credo che lasci mai la Lazio. Comunque questo è un girone molto equilibrato che fino alla fine sarà divertente seguire. Poi semmai lo Tito scende sulla Rechi con la divisa della nazionale e ci mette quel tocco in più. No, ultimamente si portano molto questi droni, che arrivano anche con le bandiere delle squadre, tipo a Santa Maria domenica con la partita casalinga. Ho visto. Hai visto che è spuntato questo drone? Non è scattata la lista, però. No, lì non è scattata la lista, fortunatamente. Fortunatamente in questo caso non è... Ci vuole il controllo degli spazi aerei anche sui campi. Derby domenica, no, quello non c'è il derby. No, era due categorie contro il Calpazio. Devo aggiungere io qualcosa? Sì. La mia favorita tu, a te tocca la chiosa alle tre squadre favorite, io condivido Salernitana, Benevento e Lecce, però credo che anch'io vedo bene il Benevento, non so perché, ma il Benevento quest'anno ha qualcosa in più. Però mi auguro ovviamente che poi mi sbagli e sia la Salernitana. Però diciamo che il Benevento è una di quelle squadre che ha fatto sempre degli ottimi campionati, però poi alle battute finali si è persa per strada. Nella tradizione è così, però sai, esistono poi gli anni in cui invece si ribalta la tradizione. Ah beh, certo, prima o poi bisogna sfatare i tabù. E credo che comunque, vorrei spendere una parola per Lotito, sarà anche antipatico, anche ai tifosi della Lazio, però Lotito, dovunque è andato, bene o male, le sue squadre le ha fatte sempre, come dire, trottare in un certo modo, i bilanci li ha chiusi in un altro. Non saprei dire della Salernitana, ma se non c'era Lotito dopo la chiusura dei giornalisti con le sue citazioni, ma poi guarda che se non c'era Lotito io non so chi avrebbe potuto prendere in mano la Salernitana, insomma ricordiamoci anche cos'era la Salernitana 4 anni fa. Quindi Giuseppe, tu quindi pure dici Benevento? Sì, no, o Benevento o Lecce. O Benevento o Lecce, quindi già scende, c'è questa Paganese che insomma non va tanto bene, guardando la classifica. Beh, la Regina consideriamo che ha avuto proprio in questi giorni 4 punti di penalizzazione, altrimenti starebbe a 9 punti, insomma, non proprio nei bassi fondi. Milena, vediamo lo sguardo al prossimo turno? Sì, Salernitana, Lecce, Cosenza, Juve Stabia, Ischia Paganese, Melfi Messina, Savoia Martina Franca, Barletta Matera, Luparoma Casertana, Lamezia Regina, Aversa Benevento, Foggia Catanzaro. E da seguire sicuramente l'anticipo, quello di venerdì sera alla Rechi tra Salernitana e Lecce, altro match che potrà dare delle indicazioni importanti. Caro Giuseppe Schiavo, ti abbiamo fatto pazientare un po' tanto, a dire la verità, però adesso ti diamo tutto lo spazio che ti abbiamo tolto. Vabbè, in questa prima parte di trasmissione, perché parliamo di basket, di questa squadra del patron russo che quest'anno davvero sembra essere fortissima, 3 vittorie su 3. Sì, è una squadra che va, si vedeva già dall'inizio quando è stata formata la rosa, insomma, anche le altre squadre hanno avvertito che l'Acropoli sarebbe stata quella squadra da battere, diciamo, la più vista come la più attrezzata, la più organizzata, soprattutto la riconferma dell'allenatore, che secondo me è importantissima per proseguire, insomma, così questo campionato di Serie B. L'allenatore, però, tipo anche alcuni dicevi, Giuseppe? Sì, giocatore, sì, infatti. Eh sì, esatto, come, sì, come Serino, Marulli. Riconfermato lo scheletro della squadra, ovvero playmaker, guardia, centro, ovvero mi riferisco a Marulli, Romano e Serino, che sono giocatori di categoria, forse anche superiore. Quindi una volta che confermato i 3 che sono, non diciamo i top player, ma i 3 che fanno la differenza, che possono prendersi in mano la squadra nei momenti decisivi, insomma, le aggiungi un altro paio vicino che sono già di questa categoria, allora... A quel punto tipo Birindelli, la ciliegina sulla torta. Birindelli, e beh, Molinari, cioè... Molinaro, Birindelli. Birindelli è compiuto proprio 30 anni, però un giocatore che può fare più di un ruolo, è oramai di categoria, ha fatto anche categorie superiori. È un lusso avere tutti questi giocatori. Sei stato anche a Pescara, quindi hai visto tutte e 3 le partite. Ti ha dato tutte e 2. Ah, tutte e 2. L'ultima a Lecce non so. Ah, l'hai persa. Quindi diciamo, hai avuto effettivamente l'impressione dal vivo che questa è la squadra da battere, certo, insomma, siamo ancora agli inizi, però 3 partite sì, su certo. 3 vinte sono indicative. Non voleva essere sicuramente a tirare i piedi che l'Acropoli deve vincere il campionato, però si diceva che in casa bisognava vincerle tutte perché il palazzetto deve essere una fortezza, però dopo 3 partite, insomma, ti va a prendere 2 vittorie fuori casa, allora...
si sta avverando insomma quello che si era pronosticato, che è quello che si era pronosticato anche dalle altre squadre che ci guardano come la squadra più forte. Tutta la vittoria a Pescara è stata importante, perché comunque è una delle squadre più attrezzate del girone, quindi andare a vincere lì in maniera autorevole, autoritaria, quindi porti a casa quei due punti importanti, comincia a dare un segnale al campionato. È ovvio che un campionato ancora lungo, ci sono squadre come Palermo, Bisceglie, che sono attrezzate credo allo stesso livello dell'Agropoli, però partire in questo modo, perché alla prima giornata in casa con Francavilla, che era praticamente una squadra di ragazzini scesi in campo con tanta voglia di fare bene, però alla fine comunque poca roba. Era poca roba, hai poi il banco di prova con due trasferte consecutive e ne esci alla grande, insomma, senza alcun tentennamento, e quindi questo fa ben presagire. Vincenzo, a te piace il basket? Lo segui? Sì, però non capisco tanto le regole, allora sai, quando ti applica a vedere, sono stato fortunato, sono stato anche a Miami a vedere una partita, Miami... Vabbè, hai visto il meglio insomma del diciamo, basket. Diciamo, se chi si intende di basket dice, ha visto le partite più belle, e ti devo dire la verità, veramente, oltre a essere uno sport bello, è proprio un'attrazione proprio, e perciò forse sta portando tanta gente a seguire il basket, non più il calcio, come veramente sono rimasto pure io vedendo, perché poi l'anno scorso, stando giocando a Caserta, noi facevamo sempre noi andavamo dalla Juve Caserta e la Juve Caserta veniva da noi. E comunque anche a Caserta, che comunque calcisticamente è una piazza dove 5-6.000 persone, comunque il palazzetto da Caserta ne faceva sempre di più. E tu dici, allora, sai, comunque giocatori importanti che venivano dall'NBA, diciamo mi sono avvicinato a vedere, perché comunque è bello, non capisco tanto le regole, però... Vabbè, pian piano, dai, seguendo le partite. Sicuramente cioè. Uno sport seguito è bello, che ti affascina, cioè, che ti prende. E c'è anche una cosa da sottolineare, c'è uno spettacolo nello spettacolo, che è il pubblico. A differenza del calcio, dove tutto è esasperato, nel basket invece c'è veramente uno spettacolo dove la gente si diverte. Quando sono stato a Miami è durata la partita 3 ore. Cioè 3 ore di partita, perché tra lo spettacolo, il break, l'intervallo che fanno spettacolo... Ho detto, è normale che qui viene seguito da famiglie, bambini... Sarà forse un po' anche colpa delle televisioni, Ernesto? Insomma, tutte queste dirette, match ma tutte le ore... Sì, però ad esempio Agropoli, quando la squadra va, il campo si riempie al di là delle gare di Serie A. Quindi sicuramente possono aver influito, però ad Agropoli ci sono anche altri fattori. Vedi che venti Daspo negli ultimi 2 anni, perché chi accendeva i fumogeni, chi faceva altro... Però spesso anche immotivati e ingiustificati hanno un po' allontanato il pubblico dallo stadio. Giuseppe, la società secondo te si sbilancia quest'anno oppure no? Il presidente Russo, diciamo che cammina con il freno a mano tirato, non vuole sbilanciare. Sì. E infatti, se senti le mie interviste a fine gara, insomma. Non... Ci stiamo provando ad estorcergli questa dichiarazione che vuole vincere il campionato. No, non lo dirà mai. Lui direbbe, adesso non iniziamo, rimaniamo con i piedi per terra, è appena iniziato il campionato, mi raccomando, credo che il presidente Russo direbbe questo, sì. No? E infatti quando è venuto qui negli anni passati, anche l'anno scorso, la prima cosa, calma. Lui sicuramente ci starà guardando, perché è un nostro telespettatore, quindi lo salutiamo e lo invitiamo per la prossima puntata. Però per roster costruito quest'anno, cioè, davvero poi è impossibile nascondersi, perché comunque, ripetiamo, è la stessa squadra che l'anno scorso fece così bene arrivando nella semifinale di playoff, sì. Dei playoff, persa con Bisceglie, raggiunse il secondo posto nella regular season dietro Scafati, che era comunque una corazzata. Quest'anno aggiungi 3-4 elementi ancora di spessore maggiore, quindi davvero non è che poi puoi nasconderti più di tanto. Cioè, davvero... Il presidente Russo si può nascondere. È solo lui si può nascondere. Senti, è iniziato bene poi anche il campionato quello giovanile, quindi a conferma che anche i giovani... Sì, sono stato infatti proprio ieri sera a guardare Agropoli Scafati, sì, 90-65, non voglio dire un punteggio sbagliato, però sì. Anche perché poi nella giovanile Under 19 del basket Agropoli ci sono Mattia Stano più un altro giocatore che non mi ricordo, mi sfugge il cognome. Allenata poi sempre da Paternò. Allenata sempre da Paternò, certo, però sono quegli uno o due giocatori che giocano all'Under 19 che fanno titolari lì, però in caso di mancanza in prima squadra saranno loro insomma
a prendere il posto di qualcuno in caso di eventuali infortuni, quindi anche giocatori di spessore, anche nell'Under 19. Avvocato, una squadra di basket a Vallo, no? Improbabile. Improbabile? Mancano le strutture, quindi è una grossa carenza. Se non c'è la struttura non puoi praticare lo sport corrispondente. Quindi invitiamo l'amministrazione di dotarci di un bel palazzetto dello sport e poi Dio vede e provvede. Giusto, giusto anche questo. Domenica al palazzetto chi arriva? Il Bari? Sì, è una partita difficile come tutte quelle di questo campionato, però l'Acropoli se lo giocherà, quella in casa soprattutto, come ti dicevo. L'Acropoli farà proprio valere il fattore palazzetto per cercare di inseguire quest'altra vittoria. La vittoria di quest'Under 19, comunque in ogni caso ciò che di buono sta facendo il settore giovanile, conferma la bontà di un progetto che ormai forse lo stiamo dicendo da mesi, da tempo, è vincente, è un modello da seguire. Sì, nel basket Agropoli sicuramente. Il settore giovanile fino a un paio d'anni fa ha dato giocatori anche alla prima squadra. Poi la scissione tra due società ha portato magari anche a disperdersi il patrimonio del settore giovanile, tant'è che appunto sono divisi, fanno due campionati diversi, fanno meno campionati e di livello in alcuni casi più basso, e questo sta portando quindi a disperdere un po' il patrimonio del settore giovanile, però nel basket la programmazione non manca. È vero che ad Agropoli ci sono due squadre, però ti posso dire che c'è stato un momento di riavvicinamento, quindi questo campionato che è partito forse si poteva fare un qualcosa insieme, non è successo, però non ci sei riuscito. So insomma, per quello che ho chiesto nell'ambito, insomma, che ci sono stati dei contatti e dei presupposti affinché la cosa si facesse. Effettivamente una città come Agropoli avere due squadre di basket anche a me sembra un po' eccessivo, in Serie C. Esatto, si poteva fare nazionale, perché anche l'altra squadra Cento Basket è che ha perso nell'ultimo turno contro Pozzuoli in casa, sì. Giusto? Quindi fa anche la C nazionale, quindi comunque campionati importanti. Milena, c'è qualche domanda oppure i nostri telespettatori si sono fermati? No, al momento no. Al momento non c'è nessuna domanda. Io, visto che ci avviamo in conclusione di trasmissione, farei un giro di domande conclusive. Partirei subito con l'avvocato Ruocco. Prima abbiamo avuto modo di sottolineare sia a microfoni accesi e sia durante la pausa pubblicitaria dell'importanza della tifoseria. Siccome lei è anche la responsabile del marketing, magari c'è già qualche idea in cantiere, qualche progetto da lanciare a breve? Ma le idee in cantiere sono tante, anche il discorso importante era quello del coinvolgimento comprensoriale. Questo è il punto di partenza dal quale non possiamo prescindere. Quindi gli anni a venire, o già da quest'anno, cercheremo di creare anche dei presupposti e creare soprattutto quell'empatia che è necessaria. Per noi è necessaria, perché non siamo una squadra padronale, è una squadra di tutti. Io impropriamente ho detto una cosa una volta che qualcuno ci ha sorriso, ho detto che a Vallo due cose importanti abbiamo: il santo protettore, la festa, e la Gelbison. E questo parallelo non è in effetti improprio, perché Vallo di per sé è un paese che per motivi storici, motivi politici è diviso. Troviamo un momento di aggregazione in questi due fattori. Quindi la cosa importante è che la gente deve capire che la Gelbison è un patrimonio di Vallo, e nel contempo non arroccarci su questo presupposto, ma estendere questo nostro patrimonio che abbiamo creato con tanta fatica anche all'intero comprensorio. Vincenzo, 4 su 4, se continui così, quota 10, 20 la superiamo ampiamente. Farai gli opportuni scongiuri, immagino. Speriamo di continuare così per il bene della Gelbison. Ernesto, torniamo sull'Agropoli e su questa situazione. Secondo te Rigoli è davvero l'uomo giusto per rilanciare le ambizioni della squadra? Bisogna vedere la squadra come risponde a questo punto. È l'unica cosa importante. Ha cambiato anche l'Acragas, quindi diciamo si riparte quasi da zero. L'Agropoli con un piccolo handicap. Starà ovviamente a noi osservare i fatti, come andranno le prossime gare. Sicuramente un cambio ci voleva, però
vedremo cosa saprà fare con il nuovo allenatore. Io però vi dico una cosa, non vi voglio fare una ramanzina. Secondo me stiamo sottovalutando un po' tutto il Torrecuso. Meno 9 già si fanno sentire, non sono pochi punti da recuperare. Ma c'è anche l'Interreggio, che è un'altra squadra tenibile, esatto. Quindi è una squadra che comunque sta facendo bene e potrebbe dare quasi con 16 punti. Sì, adesso non ricordo. Quindi sono squadre importanti, stesso Marcianise, stesso Sorrento, che potrebbe rialzare la testa e potrebbe insomma, dare fastidio alle primissime. Quindi tutto da giocare, Ernesto? Su Sorrento non ci credo, l'Interrocuso penso che sicuramente non andrà lontano, anche perché poi Di Santo è un ottimo allenatore, ha un limite, perché come tutti i vecchi allenatori non crede in queste cose, per esempio il turnover, quindi fa giocare spesso ad Agropoli, abbiamo visto sempre gli stessi, e questo poi alla lunga può portare dei disagi. Agropoli e Agragas sono le squadre che hanno le rose più ampie e complete, l'Agragas più dell'Agropoli, quindi secondo me alla fine saranno, salvo ovviamente nel calcio tutto può succedere, salvo miracoli, le vedremo lottare fino alla fine. Vedremo come rispondono entrambe ai cambi di allenatore. Ma voi di questi 5 allenatori, perché sono 5 giusto quelli che ha cambiato finora Cerruti, quale è piaciuto di più? Ah, personalmente Tudisco, un professionista che veniva dal professionismo anche come allenatore, che inizialmente ha avuto un po' di disagio ad adattarsi al calcio dilettantistico, però poi ha risposto alla grande, un ottimo allenatore, preparato, secondo me il migliore, tra l'altro guardava molto al futuro, tant'è vero che a fine campionato salutò tutti e se ne andò. E disse, aspetta, però fu profetico, perché disse: non rimango qui perché il prossimo allenatore farà qualche mese e verrà esonerato. E infatti arrivò a Nastri, fece qualche mese e fu esonerato. Però ti aggiungo che quest'anno anche il Sovaldiano va male, sono dovuti andare a vedere le reliquie di Giovanni Paolo II per vincere una partita. Però Tudisco aveva un carattere particolare, non è riuscito poi ad emergere, ebbe anche la sfortuna di capitare in quel Milazzo che retrocesse in Lega Pro, quindi da lì è poi un po' iniziata una parabola discendente. Vabbè, ma sicuramente è un allenatore è che un merita. Ottimo allenatore. Dal punto di vista umano, secondo me, è De Lisanti, c'è una persona davvero squisita. Domenica scorsa lo testimonia il grande applauso che ha preso prima e dopo la partita. È uno di quei personaggi dello sport con i quali è davvero piacevole intrattenersi, anche a parlare di pallone, a parlare di squadre, di aspetti anche tattici. Ed era uno che viveva la città, era a stretto contatto con i tifosi, che magari creava anche quel calore e quella passione in più verso la squadra. Speriamo, paradossalmente, che Rigoli, che non è che deve per forza risiedere ad Agropoli durante la settimana, possa anche essere più vicino ai tifosi, quello che magari non è stato Pirozzi l'anno scorso e quest'anno. Magari allenatori che arrivano sul campo, fanno il loro dovere e poi ritornano a casa. Invece magari allenatori di fuori, che devono per forza risiedere in città, possono invece essere più vicini e più dentro anche le vicende della città. Però non lo mandate a Cavaccio, sennò si becca pure lui le multe poi venendo da Agropoli. No, lo facciamo arriva in treno, così non ha... Ok, non si corre il rischio. Giuseppe, tu domenica sarai nella tua consueta postazione. Esatto, sì. Per seguire Gelbison Bisceglia. Perfetto, per vedere pure la Reale segnata. E fare il quinto gol, giustamente. Esatto. 5, 4 è brutto come numero, brutto. Quindi ci vuole il quinto. Antonio Pesca, in conclusione possiamo dire che la Roma ha perso 7-1 per la tua gioia, perché lo so, è inutile che non nascondi, sei contento. Guarda, io non godo mai se perdo una squadra che non è la mia squadra, però 7-1 è un po' la semifinale dell'ultimo mondiale, no? Brasile Germania, quindi è un risultato. Ricordate il famoso Manchester-Roma 7-1. Esattamente, e quindi è un risultato. Però credo che anche tu non è che insomma stia tanto dispiaciuto della sconfitta, vero? Quindi. No, anche in Europa tifo per l'italiana. Esattamente come me, quindi. Forse un po' meno per la Juventus, dai. Vabbè, diciamo, ma quello è a prescindere. Giuseppe, che invece ha questa cresta che ricorda Amsic, quindi sicuramente anche tu sei tifoso. Inutile dirlo, tifoso del Napoli. Tifoso napoletano doc. Dicevamo di questo basket Agropoli che sta facendo grandi cose, del presidente Giulio Russo che non si sbilancia, però voglio la tua chiosa finale sul movimento basket ad Agropoli, in particolar modo su quello che sta facendo la società di Russo.
Sì, oddio, io penso che l'Acropoli possa farcela, onestamente, perché ho tifato, tra virgolette, che Paternoster rimanesse, perché secondo me è un grande allenatore, infatti così è stato. Riconferma di giocatori che lui ha voluto, altri che sono stati riconfermati, insomma la rosa c'è, il gioco pure. A me Paternoster piace tantissimo come fa giocare il basket Acropoli, manda parecchi giocatori a segno, fa ruotare bene, no, sono soddisfattissimo, insomma. Spero, insomma, che a fine stagione, chissà, non dico nulla. Una domanda in conclusione con l'avvocato. Ogni tanto mi chiama qualche collega e qualche amico che non risiede in zona e mi chiede il segreto della Gelbison, soprattutto societario. Se è segreto, giustamente non si svela, ma magari diciamo qualche piccolo indizio. No, non ci sono pozioni magiche. È basato su un discorso molto semplice. Facciamo di necessità virtù. Questa è la cosa più importante. Quindi il discorso che noi da qualche anno stiamo perseguendo è quello di imporre un discorso di serietà, di un'impostazione societaria basata su rapporti umani molto, molto intensi, dove viviamo con passione in effetti tutte le domeniche, e quindi diciamo che il segreto è questa coesione, dove in effetti esiste il confronto, esiste in effetti il dibattito, però sempre costruttivo, isolandoci un attimino da quello che è l'abitudine del chiacchiericcio. Eh beh, questa è una cosa molto importante, perché poi le chiacchiere lasciamo fare davanti ai bar, ai tifosi, cioè, insomma nei salotti televisivi, anche noi possiamo chiacchierare, però poi le decisioni... Però aggiungiamo anche una grande competenza, perché non sbagliano mai, trovano sempre le persone giuste al posto giusto, parlo soprattutto dei calciatori, quindi va dato merito. Voglio dire anche un'altra cosa, questi calciatori, questo tipo di calciatore arriva a ballo perché in giro si dice che è una società seria. Questo è l'aspetto più importante, perché avere credibilità e portare a ballo giocatori come Varriale, avere Tricarico e avere Sorrentino e altra gente, Cacace eccetera, vengono perché chiaramente abbiamo acquisito quella diciamo tranquillità, onorabilità. Gli impegni si mantengono facendo grandi sacrifici, facendo anche qualche debito, però saldiamo i debiti, questa è la cosa importante. Prima di chiudere vogliamo ricordare le coordinate, amici a casa, sia di Facebook sia della posta elettronica, così possono scriverci anche durante la settimana e poi noi ovviamente il martedì vi leggeremo. Sì, la nostra pagina Facebook è Sport Chat. Perfetto, mentre per quanto riguarda l'email? Per quanto riguarda l'email, settvvallo@gmail.com. Vogliamo dare anche questa notizia importante, iniziare a raccontare di questa tua vena artistica che magari poi fra un po' faremo anche conoscere. Sì. La diciamo, sì, dai, la svegliamo? Sì, dai. Sono una pianista. Ebbene, quindi... In realtà nella vita faccio altro. Ebbene, noi insomma vi faremo vedere qualcosa nelle prossime puntate, quindi un motivo in più per... Ok. Un motivo in più per seguirci. Quindi grazie a te Milena, come grazie sempre gentilissima, grazie a Giuseppe Schiavo. Grazie a voi. Grazie a Antonio Pesca, a Giuseppe Fontana. Gentilissima la Gelbison, che ringraziamo ancora una volta per la presenza di Vincenzo Vardiale, dell'avvocato Orazio Rocco, responsabile del settore marketing. Grazie per il vostro invito. Ancora una volta grazie al collega Visto Ernesto. Che fa la pianista, potevamo suonare una nota melodia di Beethoven a Pirozzi. E invece per Rigoli, il nuovo arrivato? Per Rigoli vediamo, spero di non suonarlo a fine campionato. Grazie anche al collega Giuseppe Feo. Grazie a te. Tu c'hai la canzone per Rigoli, no? Rigoletto, magari facciamo un gioco. Grazie a tutti come sempre per la cortese attenzione. Io vi ricordo però anche le repliche domani alle 14:30 e poi giovedì sera alle 23:30. Grazie come sempre e buon proseguimento di serata. Questo programma è offerto da...
Banca del Cilento. Crediamo nella nostra terra. Infante Calzature, indossa la qualità.